Siamo nell'area poster del quinto congresso di oncologia integrata qui a Roma, Istituto Superiore di Sanità Aula Pocchiari. Sono con Ursula De Lucia della DD Project, amica oltretutto di Viversando, del Pharmaceder, perché è partner su Genova del centro di medicina integrata, nonché centro Artoi. Ursula, vorrei che ci parlassi della vostra presenza qui legata al settore oncologico, quello per cui si sta facendo anche questo bel lavoro a Genova. Esatto, noi abbiamo realizzato un protocollo formativo che va a realizzare una nuova metodica di ricostruzione dell'areola mammaria. Questo è un evento che già era esistente nel campo medico, noi lo abbiamo un po' sviluppato e realizzato in maniera, diciamo, più adeguata a quelle che sono le esigenze estetiche attuali delle pazienti, quindi per ritrovare a questo punto quell'immagine che loro avevano inizialmente prima dell'intera patologia della malattia stessa. Il protocollo didattico è realizzato in maniera tale da poter poi alla fine ottenere una nuova figura medicale, infatti le iscrizioni vengono fatte per sia i medici, gli oncologi, i plastici, ma anche volendo per le infermiere, per le estetiste, dove possono in 2 anni di scuola realizzare un corso di 1000 ore per poter poi diventare assistente al chirurgo plastico ed oncologo. Questo è lo scopo primario e principale della nostra presenza qui, in maniera tale da poter far sì conoscere la procedura tecnica e i risultati che si possono ottenere nel lavoro manuale di questa micropigmentazione, ma proprio per dare l'opportunità di realizzare questa nuova figura. In oncologia integrata si stanno sviluppando sempre di più, questo grazie anche ad Artoi, nuove figure, nuovi professionisti legati alla terapia integrata. Quanto è importante per la psico-oncologia il vostro lavoro? È moltissimo, perché è la fine della patologia. Superata la paura della possibile morte, superata la difficoltà delle terapie così invasive, a quel punto poi bisogna solamente ritrovare quello che è nella psiche umana, il proprio corpo e la propria psicologia. Questa è l'unica maniera, cioè potersi riconoscere davanti a uno specchio dà la possibilità a una donna di poter superare quello che è stato l'evento. Sì, è importantissimo di certo per allontanare l'idea di recidiva e quello, cosa che il continuo vedersi menomata assolutamente può provocare e può spingere. È vero, diciamo che da lì in poi si mette il punto alla malattia, alla ricostruzione, alla vita, cioè quello è il passaggio che sembra un tempo era la fine di un percorso, invece in questo caso è l'inizio di un percorso, perché il post operatorio è tutto ciò che è dopo il procedimento di malattia e la costruzione per poter vivere sani.